Buona la prima per la manifestazione Bollicine d'Abruzzo sabato sera nel suggestivo scenario del largo Gardone Riviera all'Aurum di Pescara. Protagonisti della serata 50 stelle della produzione vitivinicola abruzzese, 50 spumanti di circa 40 cantine passate in rassegna nell'edizione inaugurale di un evento destinato a diventare negli anni a venire un appuntamento fisso. Migliaia di visitatori accorsi per degustare le tante specialità in una serata organizzata dal Wine Colors Eventi di Luca Panunzio, con il sostegno convinto della Presidenza del Consiglio regionale e i tanti sponsor, grazie ai quali è stato possibile anche abbinare un'iniziativa benefica con una vendita all'asta al cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Onlus Oltre le Parole, che si occupa di ragazzi affetti da autismo. Presenti anche le massime autorità politiche e amministrative, con il sindaco di Pescara Masci, i consiglieri regionali Testa e Montepara, il presidente e vicepresidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e Domenico Pettinari, ma soprattutto il presidente della regione Marco Marsiglio, che esalta anche da esperto conoscitore le qualità della produzione vitivinicola abruzzese. È il vino abruzzese che fino a un paio di decenni fa era considerato un vinaccio da tavola, poco nobile per i palati raffinati, invece oggi un vino apprezzato in tutto il mondo, vince premi in tutte le manifestazioni a cui partecipano i nostri produttori, quindi si sta affermando come appunto un prodotto anche di alta gamma. E la ricerca e la produzione sugli spumanti ne è un'ulteriore testimonianza, e quindi io credo che sia questa la strada giusta, perché noi non possiamo competere sulla quantità di quello che produciamo, ma quello che produciamo lo dobbiamo saper far giungere a ogni angolo del mondo e far apprezzare e ricordare per la qualità di quello che hanno bevuto. È la regione che tradizionalmente sostiene questo mercato con una serie di iniziative promozionali, conferma la sua vicinanza a questo settore? Certamente, a cominciare dalle principali come il Vinitaly di Verona, dove la Regione Abruzzo ha dato un contributo importante per permettere ai nostri principali produttori, a tutti i produttori che hanno voluto essere presenti e hanno voluto investire su quel mercato, di essere presenti, ed è giusto che si faccia questo. La Regione deve aiutare, promuovere, valorizzare e indirizzare la crescita dei nostri prodotti. Lo facciamo anche attraverso i fondi europei che vengono destinati in larga parte anche per programmi che riguardano l'innovazione di processo e di prodotto, e questo riguarda anche appunto l'enogastronomia. Una regione che ha tutto, è capace di produrre qualsiasi cosa di buono, di eccezionale, di particolare, però per una sorta di auto di missione abbiamo la volontà di farlo conoscere. Noi invece la pensiamo esattamente al contrario, pensiamo che l'Abruzzo debba vivere di grandezze e debba portare, spingere e sostenere i produttori, gli artigiani, tutti coloro i quali stanno investendo in tanta ricerca, come in questo caso negli spumanti, a farsi conoscere in Italia e nel mondo. Questo è il nostro obiettivo, questa è una vetrina importante, chiaramente sarà possibile realizzarla perché di fatto la risorsa pubblica non c'è in questa manifestazione, solo grazie alla volontà di alcuni sponsor. Noi abbiamo dato un supporto che è logistico ma soprattutto morale, perché vogliamo che l'Abruzzo diventi la prima regione in Italia per le sue qualità, che sono ambientali, alimentari, enologiche, insomma tutto il complesso della nostra catena produttiva. Un mercato, quello delle bollicine d'Abruzzo, in costante crescita, segno che anche su questo particolare settore i nostri produttori hanno tante cose da dire. Che io avevo questa idea già da 2 anni, cioè di veicolare sul mercato l'idea che gli spumanti abruzzesi hanno il loro modo di essere, di esistere. Un mercato in forte crescita, soprattutto internazionale, ecco perché i produttori abruzzesi stanno impegnandosi per fare dei prodotti sempre più validi. Ecco, Luca Panunzio, che tra l'altro è anche uno dei maggiori esperti al quale insomma chiediamo, le bollicine abbinate a dei vitigni particolari, i nostri abruzzesi come la Passerina, ma anche pensiamo al Rosé che fa dell'Abruzzo una delle regioni migliori in Italia, com'è questo abbinamento? Allora, intanto dobbiamo dividere la metodologia di lavorazione, quindi metodo Charmat o metodo classico. Metodo Charmat, quindi questa rifermentazione in autoclave con vitigni autoctoni, molto fruttati, con una bella acidità e una mineralità, e quindi sposano bene Passerina, Pecorino, Cococciola e anche Trebbiano. Il Rosé naturalmente deriva da Montepulciano in Porezzo, vinificato in rosato. Per quanto riguarda il metodo classico, oltre ai vitigni autoctoni c'è un saldo di almeno il 30-50% di Chardonnay.
lo Chardonnay non è un'uva tipica abruzzese, ma per fare un prodotto di qualità a metodo classico ha bisogno di questo vitigno internazionale. In Abruzzo ci sono delle aziende che hanno degli impianti Chardonnay e quindi è giusto che provino a fare questo prodotto. Le dolci colline abruzzesi sono luoghi naturali per, insomma, esaltare al massimo questi prodotti, tra l'altro. Assolutamente sì. Noi per produrre spumanti non abbiamo bisogno di un'uva perfettamente matura, quindi questo residuo di acidità ci serve perché noi dalla bollicina vogliamo questa freschezza e che è il modo di proporsi ed è il successo che ha questo prodotto. Come dicevo prima, un trend in crescita. Per 3 anni consecutivi le esportazioni viaggiano a più 7% su scala mondiale, quindi è chiaro che i produttori devono produrre un prodotto di qualità per mantenere il livello alto e proporsi al mercato internazionale con un prodotto sempre più concorrenziale. A proposito di bollicine, si parla di spumanti, ma anche sui prosecchi, insomma non c'è più il monopolio veneto? Allora, bella domanda. Il Prosecco è il leader mondiale delle bollicine, prima faceva la parte del leone, oggi è leggermente in calo l'incidenza di mercato. Vuoi perché alcuni mercati, tipo l'Inghilterra, che con la Brexit sta facendo un po' i capricci per le importazioni, ma soprattutto anche per una concorrenza, che è anche quella dell'Abruzzo, che viaggia bene. E allora, parola ai produttori. Ma questo è l'esempio di una regione che si comporta e si presenta molto bene, sia compatta che unita e con prodotti di grande spessore e di grande interesse da parte del pubblico. Torno proprio dal nord e devo dire che ci iniziano anche a considerare una regione che presenta dei vini spumanti interessanti, perciò la cosa ci fa onore e poi dobbiamo sempre promuovere la nostra regione e non finiremo mai di farlo. Una cantina storica come quella di San Lorenzo, da questo punto di vista che cosa propone? Oggi noi mettiamo in degustazione un pecorino spumantizzato, molto interessante, già abbiamo avuto varie esperienze del genere, perciò siamo arrivati a produrre quest'anno un prodotto molto molto interessante e quest'anno presentiamo un nuovo spumante fatto con Montepulciano e un 10% di Cabernet, molto molto interessante. I nostri prodotti stanno arrivando, anche se un po' in ritardo, però stanno arrivando bene sul mercato, ci stiamo facendo valere tutti quanti in Abruzzo. Soprattutto con le nostre varietà nuove, pecorino e passerina in particolare. Nella nostra azienda abbiamo per esempio un pecorino spumantizzato che sta riscontrando dei buoni successi sul consumatore e abbiamo un rosé, perché poi il mondo del rosé va sempre in crescendo, un rosé internazionale, e quindi siamo molto contenti, grazie a Luca che ci ha invitato, diciamo, a questa serata. E sul rosé l'Abruzzo davvero ai primi posti in assoluto, no? Insomma, insegna un po' a tutti da questo punto di vista. Assolutamente, noi col nostro Cerasuolo, che non è uno spumante, però ci distinguiamo, diciamo, nel mondo, perché siamo quasi unici nel poter fare questo prodotto, però avendo delle basi importanti da Montepulciano e anche da Merlot possiamo fare dei rosé internazionali che oggi possono competere con quelli più blasonati francesi in primis, ma anche quelli del nord Italia. Ecco. Le bollicine spumanti abruzzese sta diventando veramente una cosa importante nella nostra regione, viene soprattutto valorizzata all'estero, sta diventando un ottimo prodotto e c'è la consumazione elevata a livello dei mercati esteri del nostro prodotto, soprattutto del pecorino, rosé di Montepulciano d'Abruzzo, passerina, queste cose qua stanno andando alla grande. Anche perché ci sono delle caratteristiche precise, le citava prima, come la passerina e in qualche modo anche il rosé, che voglio dire, da questo punto di vista in Abruzzo non abbiamo davvero nulla da invidiare a nessuno. No, noi non abbiamo nulla da invidiare agli altri, perché soprattutto abbiamo un bellissimo terroir. Io soprattutto la mia bollicina lo produciamo nella riserva di Punta d'Arcivasto. E praticamente i nostri vigneti si trovano sul mare, hanno una bellissima sapidità e hanno dei profumi veramente eccezionali. Dicevamo dell'importanza degli sponsor, chiamati a raccolta da un ottimo lavoro di comunicazione che fa di questo evento un esempio di come si possa riuscire a fare squadra tra privati con l'unico intento di promuovere le eccellenze del territorio.
con questo nuovo brand che si chiama Wine & Colors per gli eventi di Luca Panunzio. Quindi noi siamo molto molto contenti come Star Print Studio, agenzia di comunicazione, di essere quelli che veicoleranno, speriamo per molto tempo, gli eventi di appunto Luca, con tante bollicine. E a proposito di bollicine, gli spumanti attirano molto, ci sembra di capire anche guardandoci intorno. Sì, diciamo che se c'è un elemento che proprio fa comunicazione è il wine. E se poi il wine ci mette anche delle bollicine, è sempre un elemento di condivisione, momento di incontro dell'altro, quindi un elemento fresco per comunicare, per diciamo avere anche un po' di barriere che cadono di fronte a delle bollicine. Tra i partner più illustri di questa bellissima manifestazione, BNP Paribas, che offre, presenta e illustra il prodotto Novadria. Siamo con Giuseppe Pizzuti, di che cosa si tratta? Sì, buonasera a tutti. È un complesso residenziale che il nostro gruppo, insieme a degli investitori statunitensi, ha rilevato e lo stiamo offrendo a tutti i probabili e potenziali acquirenti, appartamento per appartamento, ma prima lo abbiamo totalmente rinnovato. Dov'è questo complesso residenziale? Si trova in via Salara Vecchia 15, è praticamente a metà strada tra il centro di Pescara e l'aeroporto, nella zona di Tiburtina Valeria, accanto all'istituto Alessandro Volta, praticamente dove era la Fater che si sta spostando, quindi il palazzo che ha fatto l'architetto Fuxas. Sono appartamenti tutti in classe energetica A, sono palazzine di 4 piani e quello che lo contraddistingue sono questi terrazzi molto profondi e panoramici sul Gran Sasso e sulla Maiella. Quindi invito tutti, stasera siamo qui grazie a questo evento Bollicine, per invitare tutti a vedere il complesso.